Passiamo ora alla presentazione degli autori finalisti della 23ª edizione del premio, partendo dalla sezione dei più giovani. Chiamo Nadia Calvisi di Nuoro, che ha scritto Voglio un cielo sulla mia testa. Ciao, il tema del tuo racconto è il tema del rimpianto, ovvero il non aver fatto scelte diverse quando sarebbe stato il momento. Il protagonista è destinato all'infelicità o può salvarsi? No, trovo che in questo caso sia destinato all'infelicità. Premia Antonio Candela, responsabile comunicazione, Banca di Credito Cooperativo di Basilicata. Estate di Roberto di Taranto, di Terlizzi, che invito qui. Vuoi bere? Non saprei, per citare il postino non posso raccontare il mio racconto con parole diverse da quelle che ho usato, a parte questo non saprei dire. Della scelta dei luoghi, per esempio, è casuale? Ma no, in realtà no, da quel punto di vista è autobiografico, per il resto quasi per niente, da quel punto di vista sì. Come hai conosciuto il premio? Ma in realtà a scuola un paio d'anni fa, poi non ci partecipai per una serie di motivi. Niente, ho scritto tornando dalla Francia quest'anno, ho scritto questo racconto. Premia Angelo Bianchi, coordinatore dell'archivio storico Giuralongo. Marta Francesca Forlano di Roma. Sì. Ora chiamo, diciamo, i finalisti. Sì, esatto, sì. Marta Francesca Forlano di Roma, ciao, benvenuta, che ha scritto Sogno di un sognatore. Aiuta di più essere sognatori o realisti, secondo te? Oddio, non lo so, è una domanda molto difficile. Dipende, secondo me, cioè, dalle situazioni, anche dalla personalità di ognuno. Io parlo per me, vivo un po' nel mondo dei sogni, anche se in determinate situazioni è più utile essere pragmatici, diciamo. Grazie. Premia Edoardo De Ruggeri, componente Energia. Proseguiamo con Gabriella Massarenti di Bologna, ha scritto Bianca Morte. Benvenuta. Ti sei ispirata a qualche scrittore in particolare? Per questo racconto no, ho semplicemente voluto scostare, diciamo, due oggetti che sono, diciamo, molto differenti, insomma, una farfalla con qualcosa come la guerra, una cosa delicata con una cosa molto brutale invece. Premia Michele Lo Spalluto, componente di Energia.
Grazie. Tra i giovani concludiamo con Federica Mi di Cernusco sul Naviglio, che ha scritto Esperienze. Come hai conosciuto anche tu Enel? A scuola. Sul sito della scuola hanno pubblicato il bando e inizialmente è stata la mia professoressa d'italiano a parlarmene e in un primo momento l'ho preso molto sotto gamba e poi devo ringraziare i miei genitori perché sanno che adoro scrivere, mi hanno stampato il bando, me lo sono trovato sulla scrivania a casa un giorno, quindi ci ho provato. Complimenti. Grazie. Premia Domenico Scavetta, componente di Energia. Finalisti della sezione adulti, chiamiamo Rodolfo Andrei di Roma, che ha scritto Oltre quel muro. Questo è un racconto sul tema del conflitto israeliano-palestinese. Sì, diciamo che l'idea del racconto è venuta da una notizia reale che avevo letto su internet, dove questo muro divideva Gerusalemme in due. E questo sobborgo di Anata, proprio nella periferia di Gerusalemme, ha diviso in due questa scuola, quindi il campetto da gioco dei ragazzini e scolari era rimasto da una parte mentre le aule dall'altra. Viene l'idea di questo muro che divideva, ma nell'idea mia era quella di entrare nella testa del personaggio e non creare un muro come divisione, un muro come collaborazione, come amicizia, come scambio. Infatti questo bambino poi trova questo pallone e gioca con l'altro che poi si accorge dopo che è un soldato e cambia visione della cosa dal momento che tutti gli hanno detto fino allora che erano nemici cattivi e lui dice, beh, questo è uno che gioca con me, mi rimanda il pallone, per me è un amico mio, è quella cosa più importante, quindi cambia anche la visione della realtà che ci abbiamo fatto credere tutti. Quindi, questa. Premia Eleonora Centonze, componente di Energia. Grazie. Chiamiamo tra i finalisti Giada Guassardo di Genova, che ha scritto Il collezionista. Ringrazio il dottor Alessanti e tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui stasera, è un'occasione fantastica per me. Avevi già scritto? Ho scritto alcuni racconti, scrivo da parecchi anni, ma è il primo anno che mi inoltro in un'impresa. Sì, sì, sì. Li ho sempre lasciati nei cassetti sinora. Premia Uccio Antezza. Erika Massa di Firenze, che ha scritto Il regalo di Natale. Tutto ruota attorno ad un regalo di Natale? Sì, che è quello che non è quello che sembra essere. In effetti. Sì, è un po' complicato spiegarlo. Premia Michele Morelli. Grazie. Chiamiamo Maria Concetta.
Concetta Ruggero, che ha scritto Un violino per Emma, di Tricesimo. Il racconto non lo voglio raccontare, vi invito a leggerlo. No, io ho vinto già l'anno scorso nella sezione Brevissimi e volevo solo invece cogliere l'occasione per ringraziare dei racconti che ci mandate online, che mi ha fatto compagnia tutto l'anno. Li leggo sempre nei momenti noiosi, tra una lezione e l'altra, tra un incontro e l'altro. Grazie. Grazie. Premia Fernando Clemont. E concludiamo tra i finalisti della sezione adulti con Silvia Tufano, che ha scritto Il lungo inverno, di Cupello. Il premio l'ho conosciuto online, me l'hanno segnalato e ho deciso di sapere. Sì, io scrivo da parecchi anni, sì. Premia Laura Durando.